Procediamo ora ad unire due quadrati. Infilo l'ago sul pezzo di filo che avevo tenuto prima, dopo aver bordato il quadrato, e avvicino un quadrato con la parte dritta rivolta verso l'altra, quindi dritto contro dritto, e li metto vicini in questo modo. Parto da metà delle 6 catenelle dell'angolo, quindi parto, conto 1, 2, 3 catenelle ed infilo l'ago, prendendo una catenella da una parte e una catenella dall'altro quadrato. Questo filo lo lascio lì, che poi lo fermerò a una parte che bloccherò dopo quando cucirò l'altro punto. Allora qui blocco di nuovo, ripasso sulle stesse due catenelle per fissare il primo punto. Poi entro con l'ago in un paio di punti della cucitura per tagliare il filo. Ecco, in questo modo io ho già unito i due quadrati e poi proseguirò con gli altri fino a formare la striscia lunga.